TV, TV di comunità. Basta pensare che la prima cosa legata alla povertà è la fame, no? Allora, il cibo nel mondo, in realtà, se guardiamo ai quantitativi, sarebbero sufficienti per tutti. Il problema è che chi lo coltiva poi gli viene sottratto, non vengono ridistribuiti nella maniera giusta. Magari vengono prodotte cose che non servono per sfamare beni di consumo primario, ma prodotti da esportazione per soddisfare magari sfizi di gente che ha già la panza piena. Se dico povertà, penso a chi non ha accesso al cibo e dopo a chi non ha accesso al cibo buono. C'è una massa di gente che diventa sempre più povera, mentre un piccolissimo gruppo diventa sempre più ricco. E a che cosa è dovuto? A un sistema. È un sistema che ha dato il potere alle banche, eccetera, eccetera, come dicono, no? E che lascia noi poveri cristi senza più nessun potere, no? Questo avviene perché c'è gente che non ha alcuna idea, secondo me, che viviamo tutti quanti nello stesso pianeta e che abbiamo solo una torta. Che la dobbiamo scompartire. E penso che c'è chi c'ha troppo, chi ha poco, penso che c'è chi è trattato in un modo, chi in un altro, penso che c'è chi si prende troppo, chi poco, quindi penso che c'è una distinzione che spesso non è neanche voluta ma è imposta. E come si dovrebbe intervenire per risolvere, per ridurre? Sì, a livello di coscienza, quindi smuovere la coscienza a livello di, come posso dire, individuale, no? Quindi un movimento sia dal basso ma anche dall'altro. Le risposte che sono state date fino ad oggi in generale secondo me non sono efficaci, perché si basano secondo me troppo su assistenzialismo e non si aiutano le persone a far sì che questa ridistribuzione possa essere fatta, ecco, giusto.